una dicotomia antitetica anima l'esistenza e la produzione letteraria di Dante. Nella sua vita abbiamo da subito il binomio di figlio rimasto presto orfano, appartenente a una famiglia nobile ma di secondaria importanza, innamorato di Beatrice ma non corrisposto, sposato ma controvoglia è rimasto sempre solo, nobile ma membro dell'arte degli speziali come un borghese, guelfo ma avversario del Papa, poeta stilnovista ma anche profondo filosofo, guerriero valoroso ma astuto diplomatico, per poi arrivare alla condizione di patriota e amante appassionato della sua città, ma da essa esiliato, sino alla sua scelta di utilizzare il volgare come lingua colta nelle sue creazioni letterarie, anziché il latino, che delle classi colte era la lingua comune. Il suo stesso nome, Dante, è in realtà un diminutivo del suo vero nome di battesimo, Durante. Quindi, Durante di Alighiero degli Alighieri nasce a Firenze tra il 21 maggio e il 21 giugno 1265. Viene battezzato il 27 marzo 1266 di Sabato Santo durante una cerimonia collettiva per tutti i nati dell'ultimo anno. Non mi parean né ampi né maggiori che quei che son nel mio bel San Giovanni, fatti per loco di battezzatori. È figlio di Alighiero e di Bella. Boccaccio inserisce nella leggenda del suo trattatello l'immagine del neonato che mangia all'oro, simbolo di gloria poetica, e diviene un pavone, simbolo di immortalità. La famiglia Alighieri è nobile ma di secondaria importanza all'interno dell'élite sociale fiorentina. Il suo trisavolo, cacciaguida degli Elisei, era stato cavaliere nella seconda crociata al seguito dell'imperatore Corrado III. Dante gode di una certa agiatezza economica, anche perché, secondo alcuni documenti ritrovati, il padre Alighieri avrebbe fatto l'usuraio. La madre di Dante, Bella degli Abati, muore quando il bambino ha 5 o 6 anni e suo padre si risposa con l'Apa di Chiarissimo Cialuffi. Segue l'iter educativo dell'epoca presso un grammatico con lo studio delle arti liberali, il trivio con dialettica, grammatica e retorica e il quadrivio con teologia, filosofia, fisica e astronomia. Durante l'adolescenza Dante frequenta il politico ed erudito fiorentino Ser Brunetto Latini, appena rientrato da un lungo soggiorno in Francia come ambasciatore della Repubblica. Da lui impara ad apprezzare la letteratura intesa come strumento di utilità civica. La cara e buona immagine paterna di voi, quando nel mondo ad ora mi insegnavate come l'uom s'etterna. Inizia intorno al 1284 a comporre quelle che saranno in seguito definite le rime, una raccolta che riunisce il complesso della produzione lirica dantesca dai primi versi giovanili a quelli dell'età matura. Guido, io vorrei che tu e l'Apo ed io fossimo presi per incantamento e messi in un vasel che ad ogni vento per mare andasse al voler vostro e mio. Sì che fortunallo d'altro tempo rio non ci potesse dare impedimento, anzi, vivendo sempre in un talento,
di stare insieme crescesse il disio. E monna Vanna, e monna Lagia poi, con quella che è sul numero delle 30, con noi ponesse il buono incantatore, e quivi ragionar sempre d'amore, e ciascuna di lor fosse contenta, sì come i credo che saremmo noi. Negli anni giovanili, Dante si innamora profondamente e perdutamente di Beatrice, incontrata per la prima volta all'età di 9 anni, rivista a 18, e divenuta nella sua mente l'ideale perfetto di bellezza e purezza incontaminata, donna angelicata, simbolo di salvezza. Secondo alcuni storici, la sua figura letteraria prende vita da Beatrice Portinari, detta Bice, figlia di un banchiere e sua quasi coetanea, sposata molto giovane con Simone De Bardi, appartenente anch'egli a una famosa famiglia di banchieri, e che morirà di parto a soli 24 anni, causando in Dante una profonda crisi esistenziale. Sovra candido vel cinta d'uliva. Donna m'apparve sotto verde manto vestita di color di fiamma viva. Questo amore, grandissimo e mai corrisposto, il proprio matrimonio non voluto con Gemma Donati, combinato dalle due famiglie quando Dante aveva poco più di 12 anni, e infine la morte dell'amata, provocano in Dante una violentissima e profonda crisi esistenziale. Disperato, si getta a capofitto nello studio della filosofia presso i Domenicani di Santa Maria Novella e i Francescani di Santa Croce per trovare conforto e si rifugia nella lettura di antichi testi latini scritti da uomini che, come lui, avevano perso la persona amata. C'è chi ha visto in Beatrice, oltre che una figura reale, storicamente esistita, soprattutto il simbolo dell'amore per la conoscenza che permette all'uomo di elevarsi spiritualmente e giungere alla sapienza divina. Dopo questo periodo tormentato, il poeta riesce finalmente a ritrovare la pace dell'animo. Vi è una netta cesura nella sua produzione tra il periodo precedente e quello seguente la morte dell'amata. Ciò coincide con la composizione della Vita Nova, il cui titolo stesso evoca il concetto di rinascita spirituale. Nella Vita Nova, Dante celebra l'amore per Beatrice, presentata con tutte le caratteristiche proprie dello stil novismo dantesco. L'opera è consacrata all'amore per Beatrice e fu composta, probabilmente, tra il 1292 e il 1293. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quando ella altrui saluta. Ogni lingua divien tremando muta, e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Ella sen va, sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare. In quegli anni partecipa alla vivace cultura letteraria che ruota intorno alla lirica volgare. La lingua usata dalle classi colte per la produzione poetica era sempre stato il latino, ma già alla corte di Federico II era sorta quella che fu conosciuta come la scuola siciliana, che aveva rielaborato le tematiche amorose della lirica provenzale. Tale scuola ebbe la sua massima fioritura tra il 1230 e il 1250 e costituisce la prima produzione lirica in un volgare italiano e di cui abbiamo ampia testimonianza.
negli anni 60 del XIII secolo in Toscana giungono i primi influssi della scuola siciliana e a Firenze alcuni giovani poeti, al seguito del nobile Guido Cavalcanti, rifiutano la complessità stilistica e linguistica dei siculo toscani, proponendo una lirica più dolce e soave che viene definita il dolce stil novo e che si sviluppa a Firenze tra il 1280 e il 1310, nel pieno della gioventù e prima maturità di Dante. Il suo iniziatore è considerato il bolognese Guido Guinizelli, morto nel 1276. Quando io odo nomar se stesso il padre mio e degli altri miei miglior, che mai rime d'amor usar dolci e leggiadre. Lo stil novo influenzerà parte della poesia italiana fino a Francesco Petrarca. Gli autori ricercano nelle loro opere un'espressione raffinata e nobile dei propri pensieri, espressi con la lingua volgare, ma lontana dal volgare parlato dal popolo in quanto a eleganza lessicale e sintattica. Sono gli stilnovisti, gli iniziatori della tradizione letteraria italiana che tende a una poesia dal linguaggio raffinato e aulico, talvolta con uso di metafore, simboli e calambur, parole dal duplice significato. Lo stesso Dante non identifica più la nobiltà con l'appartenenza a una classe sociale, ma con le più elevate qualità dell'anima. Nasce quindi un'aristocrazia dei sentimenti, la nuova elite dei fedeli d'amore. Ancora una dicotomia, dunque, nella produzione dantesca, la nobiltà di nascita e quella di sentimenti. Poco dopo il proprio matrimonio, Dante comincia a partecipare, come cavaliere, ad alcune campagne militari che Firenze sta conducendo contro i suoi nemici esterni. Inizia in questo periodo il suo intenso impegno politico e pubblico, sino a quando, nel 1293, entrano in vigore gli ordinamenti di giustizia di Giano della Bella. Questi ordinamenti escludono l'antica nobiltà dalla politica e permettono al ceto borghese di ottenere ruoli nella Repubblica, purché iscritti a un'arte. È un duro colpo per Dante, che, essendo di famiglia nobile, si vede escluso dall'amministrazione della Repubblica. Il suo ritorno alla politica cittadina avviene il 6 luglio del 1295, quando vengono promulgati i temperamenti. Queste nuove leggi ridanno diritto ai nobili di rivestire ruoli istituzionali, a patto però che facciano parte di una delle arti, federazioni formate da professionisti in qualche attività. Dante, per poter tornare ad amministrare gli affari pubblici di Firenze, si risolve a far parte di una di queste associazioni professionali e si iscrive all'arte dei medici e speziali. In questo periodo di intenso impegno politico e istituzionale fa parte del Consiglio del Popolo. È membro poi del gruppo dei Savi. In seguito fa parte del Consiglio dei Cento. Talvolta svolge funzione di ambasciatore della Repubblica di Firenze presso altre città. A Firenze, nel frattempo, si sta producendo una pericolosa e profondissima frattura tra due particolari fazioni del partito guelfo cui Dante appartiene. Il gruppo cappeggiato dai Donati, fautori di una politica conservatrice e aristocratica, definito i Guelfi Neri,
si trova ad essere in attrito con quello dei Guelfi Bianchi, fautore di una politica moderatamente popolare, capeggiato dalla famiglia Cerchi. In questa scissione Dante decide di parteggiare per i Guelfi Bianchi. Ancora una volta una dicotomia permea la sua esistenza. Il 15 giugno 1300 Dante viene eletto priore di Firenze. È l'inizio della seconda parte della sua vita, quella che trascorre lontano dalla sua amata patria, in perpetuo esilio. Tutto nasce dalla sua politica ostile alle ingerenze papali da parte di Bonifacio VIII, considerato da Dante come simbolo della decadenza morale della Chiesa. Egli è infatti convinto dell'esistenza di un duplice dovere per l'uomo, verso se stesso e gli altri uomini, e verso Dio. Nel momento in cui il pontefice regnante viene meno ai suoi doveri verso la Chiesa, egli tradisce anche Dio e porta disordine nella comunità dei fedeli. Durante il suo priorato, Dante, nel tentativo di riportare la pace a Firenze, condanna all'esilio 8 esponenti dei Guelfi Neri e 7 di quelli bianchi, compreso Guido Cavalcanti, che di lì a poco morirà in Sarzana. Questo atto, oltre ad aumentare l'odio della fazione dei Guelfi Neri nei suoi confronti, fa nascere il risentimento da parte dei Guelfi Bianchi, di cui egli stesso fa parte, per quello che viene considerato un tradimento. Così la Repubblica decide di inviare Dante con altri esponenti del governo cittadino in ambasceria a Roma. È in quel periodo che Carlo di Valois fa in Firenze un colpo di mano, imponendo come podestà il guelfo nero Cante Gabrielli da Gubbio, che fa espellere da Firenze tutti i suoi avversari politici di parte bianca. Così, con due condanne successive, il 27 gennaio e il 10 marzo 1302, il poeta viene condannato in contumacia al rogo e alla distruzione delle case. Da quel momento Dante non rivede mai più la sua patria. Dante, insieme ad altri fuoriusciti, tenta più di una volta colpi di mano per rientrare in Firenze, ma le imprese sono sempre sfortunate. Inizia quindi nel 1302 il lungo peregrinare, di corte in corte, del nobile guelfo bianco fiorentino. Tu proverai, siccome sa di sale, lo pane altrui, e come duro calle, lo scendere e il salir per l'altrui scale. È ospite di diverse corti e famiglie della Romagna, fra cui gli Ordellaffi. Tra il 1303 e il 1308 compone il Convivio, ovvero Banchetto di Sapienza. Questa è la prima delle opere di Dante scritta dopo l'esilio ed è il grande manifesto del fine civile che la letteratura deve avere nel consorzio umano, così come apprese da Ser Brunetto Latini durante la sua adolescenza. Sempre in quegli anni compone il De Vulgari Eloquentia, un trattato in latino scritto per dimostrare ai dotti del tempo la bellezza della lingua volgare e la sua dignità al pari del latino, tale da darle pieno titolo per essere usata come lingua letteraria.
Dante preferisce l'uso del latino nella redazione della sua opera, sia per dimostrare a chi lo disprezzava che egli amava poetare in volgare per preferenza e non perché incapace di esprimersi in latino, sia perché teme di non essere né letto né capito dagli intellettuali suoi contemporanei se non scrivesse la sua opera nell'antica lingua di Cicerone. Il trattato avrebbe dovuto comprendere almeno 4 libri, ma il poeta ne compone soltanto uno e parte del secondo. Si sposta poi a Bologna, a Padova e nella Marca Trevigiana. Durante i suoi soggiorni presso le corti ospitanti, Dante si adopera in qualità di ambasciatore e consigliere politico, ottenendo spesso ottimi risultati diplomatici nel trovare accordi soddisfacenti per entrambe le parti. Va poi in Lunigiana e nel Casentino, dove è ospite dei conti Guidi, presso i quali inizia a stendere la Cantica dell'Inferno. Si trasferisce poi a Lucca e forse, per breve tempo, anche a Parigi. Si trova a Forlì quando viene a conoscenza della discesa in Italia del nuovo imperatore Arrigo VII. Dante guarda a quella spedizione con grandi aspettative, perché ha speranza che l'intervento imperiale possa mettere fine all'anarchia politica italiana e gli possa offrire una concreta possibilità di rientrare nella sua amata Firenze. La figura imperiale è infatti il simbolo di unità politica che raduna insieme sia i ghibellini che i fuoriusciti guelfi. In questo periodo Dante si avvicina alla fazione imperiale italiana capeggiata dagli Scaligeri di Verona. L'Alighieri, tra il 1308 e il 1311, scrive il De Monarchia, un saggio politico in latino formato da 3 trattati. Con questo testo il poeta elabora il suo pensiero riguardo il rapporto tra potere temporale, rappresentato dall'imperatore, e autorità religiosa, rappresentata dal Papa. L'Alighieri fa sua la teoria dei due soli, simbolo di papato e impero, concezione politica medievale e scolastica che vedeva l'autorità papale e quella imperiale di pari dignità, ma riferite ad ambiti diversi. Essa si contrapponeva a quella del sole e della luna. Il poeta afferma che i due poteri sono indipendenti, ciascuno sovrano nella propria sfera di competenza. Sostiene quindi per il bene comune la necessità di coesistenza tra Papa e Imperatore e la necessità che essi stabiliscano entrambi la propria sede a Roma. Rende quindi manifeste le sue aperte simpatie imperiali scagliando una violenta invettiva contro i fiorentini il 31 marzo del 1311 nell'epistola indirizzata ad Arrigo VII. Il sogno di una renovatio imperii si infrange il 24 agosto del 1313, quando l'imperatore muore improvvisamente a Buon Convento.
La scomparsa dell'imperatore dà a Dante la triste certezza che non potrà mai più rientrare in patria. Subito dopo la morte improvvisa di Arrigo VII, Dante accoglie l'invito di Can Grande della Scala a risiedere presso la sua corte di Verona. Lo primo tuo rifugio, il primo ostello, sarà la cortesia del gran Lombardo che in sulla Scala porta il santo uccello. Presso la corte di Can Grande, Dante continua il suo capolavoro letterario, la Commedia. Si hanno notizie di copie manoscritte dell'Inferno intorno al 1313, mentre il Purgatorio viene pubblicato nei due anni successivi. Il Paradiso, forse iniziato nel 1316, viene pubblicato man mano che si completano i canti. Questa è l'opera che lascerà al poeta una fama imperitura e tratta il viaggio ultraterreno, accompagnato da Virgilio prima e da Beatrice poi, che egli avrebbe compiuto nei tre regni dell'oltretomba. La figura di Virgilio diviene simbolo dell'antichità classica, tanto amata da Dante, e che egli afferma di aver preso a modello per creare il suo stile letterario. O degli altri poeti onore e lume, vagliami il lungo studio e il grande amore che m'ha fatto cercar lo tuo volume. Tu sei lo mio maestro e il mio autore, tu sei solo colui da cui io tolsi lo bello stilo che m'ha fatto onore. Questa è l'opera, in volgare, in cui Dante fa convergere tutte le sue conoscenze storiche, teologiche e filosofiche, argomentando spesso con l'uso di una raffinata simbologia ed esponendo le sue concezioni sul mondo, i contemporanei, la politica, la vita e l'eternità. È soprattutto con questo capolavoro eterno che il poeta conquista a pieno titolo l'appellativo di padre della lingua italiana. Un viaggio iperbolico ed escatologico, in una dimensione altra, in cui il poeta incontra grandi personaggi del passato e suoi contemporanei, e grazie al quale compie un percorso interiore di purificazione e di comprensione, di fede e di autoconsapevolezza che fa attuare anche al lettore, di ogni tempo e di ogni luogo. Sicuramente Dante fu ispirato per la composizione della Divina Commedia, come la chiamerà Boccaccio, dai mosaici presenti nel Battistero di San Giovanni a Firenze, di Coppo di Marcovaldo, e degli affreschi della Cappella Scrovegni a Padova di Giotto. Dopo 5 anni di permanenza presso la corte scaligera, Dante nel 1318 si allontana da Verona per raggiungere Ravenna, ospite presso la corte di Guido Novello da Polenta. I successivi 3 anni trascorrono relativamente tranquilli nella città romagnola, durante i quali Dante crea un cenacolo letterario. Per conto di Guido da Polenta svolge, come al solito, funzioni di ambasciatore e in una delle sue missioni diplomatiche viene inviato a Venezia nel 1321. Durante il viaggio di ritorno, transitando per le paludosi valli di Comacchio, contrae la malaria. Dante ha 56 anni. Raggiunge, malato, Ravenna, ma le febbri malariche abbattono la sua forte tempra e lo portano alla morte. Spira nella notte tra il 13 e il 14 settembre 1321.
Nella chiesa di San Pier Maggiore di Ravenna vengono celebrati solenni funerali alla presenza delle massime autorità cittadine e dei figli che si sono da tempo trasferiti con lui, accolti dal magnanimo signore della città. Viene sepolto in un'urna di marmo in San Pier Maggiore. Quando il nome di Dante cominciò ad essere celebrato come sommo poeta, Firenze, dopo averlo umiliato in vita, pretese da Ippolenta la restituzione dei suoi resti mortali, ma la città li negò, sostenendo che Firenze non meritava i resti di un uomo che aveva tanto disprezzato. Ancora una dicotomia, pure dopo la scomparsa, tanto vilipeso in vita dalla sua città e così agognato dopo la morte. Nel 1483, essendo la città di Ravenna passata sotto il controllo della Serenissima, il podestà Bernardo Bembo ordinò all'architetto Pietro Lombardi di realizzare un grande monumento sulla tomba del poeta. Per evitare che i suoi resti venissero trafugati, i frati francescani tolsero le ossa dal sepolcro realizzato da Pietro Lombardi, nascondendole in un luogo segreto. Al principio del XVI secolo Ravenna tornò agli stati della Chiesa e i legati pontifici trascurarono le sorti della tomba di Dante, la quale cadde presto in rovina. Solo nel 1780 il cardinale legato Luigi Valenti Gonzaga incaricò l'architetto Camillo Morigia di progettare il tempietto neoclassico che attualmente accoglie le spoglie del sommo poeta. Nel 1810 Napoleone ordinò la soppressione degli ordini religiosi e così i frati, che nei secoli si erano tramandati il luogo ove si trovavano i resti, li nascosero in una porta murata dell'attiguo oratorio del Quadrarco di Braccioforte. Le spoglie rimasero in quel luogo fino al 1865, quando un muratore scoprì casualmente, sotto una porta murata, una piccola cassetta di legno recante delle iscrizioni in latino che asserivano che nella scatola erano contenute le ossa di Dante. All'interno della cassetta fu ritrovato uno scheletro pressoché integro. L'urna del tempietto del Morigia fu trovata vuota, eccetto la presenza di tre falangi che combaciavano con i resti rinvenuti sotto la porta murata. I resti mortali del padre della lingua italiana erano stati ritrovati. La salma fu ricomposta ed esposta per qualche mese in un'urna di cristallo. Fu poi ritumulata all'interno del tempietto del Morigia, in una cassa di noce protetta da un cofano di piombo. Nel sepolcro di Dante, sotto un piccolo altare, si trova una epigrafe in latino. Una esistenza trascorsa tra la patria e l'esilio, tra amore e solitudine, latino e volgare, papato e impero, in una dicotomia che ha fatto viaggiare il padre della lingua italiana tra la terra e il cielo, e lo fa vivere ancora oggi, classico intramontabile, tra il passato e il futuro.